Allora, voglio commentare un articolo che è apparso nel sito di Harvard Business Review, intitolato Rebuilding Relationships Across Teams in a Hybrid Workplace, cioè quindi ricostruire le relazioni tra i team in un workplace ibrido di Ron Carucci del 10 novembre del 2021. Cosa dice questo articolo? Dice che ovviamente dopo la pandemia, dopo il lockdown, eccetera, eccetera, c'è stato un problema, diciamo, legato sostanzialmente alla dimensione della ricostruzione di quelli che sono i team di lavoro all'interno delle aziende. Perché? Perché le persone sono state in qualche modo travolte dal Covid, hanno avuto tutte delle modificazioni professionali, emotive, intellettuali, ci sono state persone che hanno subito dei lutti, insomma, una situazione molto complessa che evidentemente non consente di riorganizzare il lavoro nel post-Covid come se nulla fosse successo. Evidentemente il Covid ha cambiato le vite di molti, se non di tutte le persone, quindi ha modificato strutturalmente le metodologie attraverso le quali organizzare la vita nell'interno delle aziende, e questo vale soprattutto per i team. Chiaramente l'insieme, diciamo, del lockdown, del lavoro da remoto, ha chiaramente creato le premesse, diciamo, per una distruzione di quelli che erano gli ambienti di lavoro che si erano creati precedentemente per là, e le persone hanno iniziato anche ad avere paura, hanno iniziato anche ad avere timore rispetto alla possibilità di tornare negli uffici, rispetto alla possibilità di riprendere la vita precedente nella dimensione del lavoro, perché diciamo, appunto, c'erano tutta una serie di limitazioni, tutta una serie di problematiche. Ora, sotto il punto di vista strettamente organizzativo, l'autore dice che sostanzialmente bisognerebbe agire con, diciamo, non soltanto le relazioni all'interno dei gruppi, quanto anche le relazioni tra i gruppi. Questa è l'idea, the main idea, dell'autore. Cioè, l'idea è proprio questa, che le relazioni tra i gruppi nelle aziende hanno un ruolo molto rilevante nel determinare quelli che sono gli elementi della produttività aziendale. Ora, dobbiamo considerare che dal punto di vista, diciamo, per esempio, qui si fa un esempio di una persona che risultava essere molto diversa nel post-lockdown rispetto al pre-lockdown, perché sembra che avesse cambiato mood, sembra che avesse cambiato il proprio modo di essere sostanzialmente. Però l'autore dice che chiaramente questo dipende da come le persone hanno reagito al lockdown, da come hanno vissuto soprattutto il lockdown. Se ci sono persone che effettivamente hanno avuto dal lockdown dei lutti, per esempio, o delle situazioni molto difficili, è evidente che queste persone, diciamo, possono avere molte problematiche nel riprendere il lavoro, diciamo, nelle aziende. Però qui l'autore poi fa un insieme di considerazioni circa il fatto che in realtà le aziende sono comunque delle organizzazioni sociali nell'ambito delle quali si vengono a creare delle tribù, sostanzialmente delle aspetti del bar. Quindi ci sono le tribù del noi, le tribù del voi, sono tutte delle tribù, diciamo, che evidentemente creano delle condizioni, diciamo, possono creare delle divisioni. Questo è dovuto al fatto che magari si collabora, si coopera, ci si coordina di più tra alcune tipologie di persone e non tra altre. E questo può comportare evidentemente la creazione di situazioni gruppali, tribali,
che possono in un qualche modo anche nuocere alla realtà aziendale. Allora, l'autore, diciamo, propone un tipo di collaborazione che è una collaborazione tra gruppi, cioè non una collaborazione nei gruppi, una collaborazione tra gruppi. Questa collaborazione tra gruppi risulta essere positivamente associata rispetto ad una crescita, per esempio, della produttività e in generale del clima di fiducia. Certamente è importante la solidarietà all'interno delle aziende, le persone che si sentono, che avvertono, diciamo, un senso di solidarietà hanno anche evidentemente maggiori opportunità, maggiori possibilità di vivere la dimensione aziendale in un modo effettivamente, diciamo, positivo. Però quello che dobbiamo dire è che chiaramente qui l'autore propone tutta una serie di domande che si possono fare ai dipendenti per vedere se loro effettivamente si sono ripresi dal Covid. Queste domande sono, per esempio, se si avvertono delle differenze significative da quando è iniziata la pandemia, che tipo di approccio hanno al ritorno al lavoro, che cosa considerano di essere molto, che cos'è di successo nel team, e così via. In modo particolare, diciamo, l'autore dice di aver trovato evidenza che le relazioni cross-functional hanno una capacità di 6 volte più ampia di produrre un clima di fiducia rispetto alle relazioni all'interno dei singoli team. Quindi, diciamo, c'è questa possibilità di creare queste coorti, diciamo, di leader basate su questa idea. Certo, cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente questo è un articolo su leadership, team leading, eccetera, eccetera. Ovviamente, diciamo, c'è un problema in tutto questo. Cioè, sicuramente una persona che ha vissuto il lockdown, duramente, quando poi ritorna nell'ambiente di lavoro è come se fosse oggettivamente un'altra persona e quindi probabilmente sarebbe come se l'azienda dovesse riassumerlo e quindi sarebbe necessario, diciamo, verificare la presenza di tutta una serie di elementi e di componenti che sono non soltanto di carattere professionale, quanto anche di carattere relazionale, anche di carattere motivazionale, di carattere psicologico e così via. Quindi andare a verificare come effettivamente le aziende, diciamo, possono in un qualche modo essere, diciamo, in grado di riassorbire questo capitale umano in base alle condizioni nelle quali lo stesso capitale umano versa. Quindi l'idea da parte dell'autore di fare una specie di questionario, di fare una specie, diciamo, di analisi del capitale umano in ingresso nel post-pandemic, che quindi ritorna nel lavoro nel post-pandemic, è sicuramente un'idea giusta, un'idea utile. Non v'è dubbio che questo è noto, la pandemia ha avuto degli enormi effetti psicologici, ha cambiato strutturalmente la vita delle persone, ha avuto sicuramente degli impatti peggiori e forse anche non ancora noti, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, le conseguenze di lungo periodo della vaccinazione, che sono oggettivamente ignote a tutti, nessuno sa quali sono le conseguenze di lungo periodo della vaccinazione. Quindi è chiaro che sostanzialmente la situazione richiede una sorta di screening che venga adesso realizzato nelle aziende per verificare appunto la presenza di requisiti che le persone possono avere per riprendere il lavoro in ufficio. Certo, c'è la paura del lavoro in ufficio, del ritorno in ufficio, ci possono essere questi elementi perché ovviamente molte persone potrebbero non essere più abituate a lavorare in ufficio, a lavorare in team e così via. Però sostanzialmente, diciamo, questa dimensione non deve essere considerata come
ostativa rispetto alla creazione di un clima di fiducia. E qui l'autore suggerisce sostanzialmente dei metodi per ricostruire il clima di fiducia aziendale partendo, diciamo, non dai team come strumenti uniformi, omogenei, come delle società tra uguali, diciamo così, o tra persone che si vedono come uguali o ritengono di essere uguali. L'autore invece considera il ruolo, da un lato, dell'eterogeneità nella costruzione dei gruppi e dall'altro lato il ruolo, diciamo, delle relazioni cross-functional, quindi diciamo tra vari gruppi nella creazione del clima di fiducia. Ed è questo, diciamo, l'elemento che effettivamente sembra essere particolarmente rilevante per l'autore. Cioè, l'autore in fondo dice c'è la possibilità di andare ad aumentare quelle che sono le relazioni tra i gruppi, quindi cross functional, perché questo ha un enorme impatto sulla fiducia complessiva nell'azienda. Quindi quando una persona, diciamo così, si sente ben accetta e vede che c'è fiducia nei suoi confronti, non da parte del suo team, quanto piuttosto da parte di altri team o di altre funzioni aziendali o di altri dipartimenti aziendali, questo sembra avere un impatto molto positivo sulla creazione di un clima, appunto, di fiducia nell'interno dell'impresa. Addirittura l'autore dice che fa 6 volte di più rispetto alla creazione della fiducia se confrontato con il valore della fiducia nel gruppo. Quindi, se la fiducia espressa nel gruppo produce un grado, diciamo pari a 1, la fiducia espressa tra gruppi diversi ha un effetto pari a 6. Questa è la considerazione che fa l'autore. Quindi ha un enorme impatto nella generazione di un complessivo clima di fiducia all'interno. Ovviamente sappiamo che la fiducia è importante perché la fiducia poi crea quelle che sono le premesse per la crescita economica, crea quelle che sono le premesse per le condizioni di mercato che possono, diciamo, portare a una crescita della produttività e così via. Ovviamente qui c'è un problema. Il problema della dimensione tribale delle aziende, questo viene descritto dall'autore. Effettivamente è così, le aziende sono, soprattutto qui si fa ovviamente riferimento ad aziende di grandi dimensioni, le aziende di grandi dimensioni sono oggettivamente delle rappresentazioni della società o di società produttive, nelle quali ci possono essere delle dimensioni tribali anche molto forti. Per esempio, persone che hanno caratteristiche simili possono creare delle tribù, diciamo, dei clan. E questo può avvenire, per esempio, per persone che magari hanno una stessa professionalità, o che sono della stessa generazione, o che hanno frequentato le stesse scuole, o che hanno degli amici in comune, o che hanno delle parentele in comune. In tutti questi casi, ovviamente, si creano delle condizioni che possono portare alla creazione di vere e proprie tribù, di vere e proprie tribes. Ora, dal punto di vista strettamente diciamo, economico, sociale, questo fatto non deve preoccupare perché è un fatto assolutamente normale, cioè gli esseri umani, purtroppo, per semplificarsi l'esistenza, scelgono delle persone rispetto alle quali hanno un grado di affinità apparente o reale più o meno elevato, e in questo modo costruiscono la fiducia perché si sentono più sicuri a collaborare con persone rispetto alle quali si sentono simili, rispetto a persone che invece avvertono come diverse o differenti. Questo, diciamo, è un fatto assolutamente umano, diciamo, che noi vediamo presente praticamente ovunque.
e non è qualcosa che si può eliminare, fa parte proprio dell'antropologia, possiamo dire, dell'essere umano. Dopodiché, come si fa a superare le limitazioni che ci sono in questa dimensione? Perché ovviamente questa dimensione porta al contrasto del noi contro voi, della mia tribù contro la tua tribù, della nostra tribù contro la vostra tribù, e quindi può comportare una vera e propria guerra che poi nelle aziende in che cosa si manifesta? Si manifesta in una guerra per avere le risorse aziendali, quindi stipendi più alti, si cercano posizioni aziendali magari di prestigio, si vogliono avere dei ruoli, si vogliono avere delle competenze specifiche, si cerca il potere, si cerca il denaro e il potere. E quindi questa dimensione tribale fa scaturire proprio questo conflitto tra, diciamo, potere e denaro, per il potere e per il denaro. Ovviamente tutto questo dal punto di vista aziendale potrebbe in un qualche modo essere anche considerato positivo, perché l'azienda entro certi limiti potrebbe anche tollerare il fatto che ci sia una competizione interna tra vari gruppi, tra vari organismi. Perché questa competizione interna sostanzialmente aiuta o potrebbe aiutare a raggiungere dei livelli di produttività più alti, oppure anche a generare, diciamo, maggiore tensione competitiva, che poi alla fine si può tradurre in una capacità di stare nel mercato in un modo più attivo, più propositivo. Però sostanzialmente questa dimensione non può essere, diciamo, connessa positivamente, diciamo, nel lungo periodo, né tantomeno si può accettare che questa dimensione sia esacerbata, perché può portare effettivamente all'effetto contrario, cioè può portare alla riduzione della produttività, alla riduzione, alla distruzione delle risorse. E allora, in genere, le aziende intervengono e come si fa ad intervenire quando ci sono dei gruppi troppo identitari nelle aziende? Si interviene cercando la collaborazione tra dipartimenti diversi, tra gruppi diversi, cioè tra tribù, tra virgolette, diverse. Questo tipo di collaborazione consente di aumentare la fiducia aziendale. Il punto è che, anche se questa strategia è nota, l'autore quello che fa è mettere in evidenza l'importanza relativa di questa strategia, cioè non soltanto in questo modo è possibile oggettivamente aumentare quelle che sono quella che è la fiducia aziendale, quanto soprattutto in questo modo è possibile aumentare questo valore di 6 volte. Quindi evidentemente c'è un impatto enorme sul clima di fiducia. Sul clima di fiducia aziendale. Quindi quello che si vuole mettere in evidenza sostanzialmente è il fatto che se da un lato le persone tendono a tribalizzarsi nell'interno delle strutture organizzative aziendali, dall'altro lato le persone possono superare questa dimensione tribale qualora l'azienda fosse in grado di creare un clima di fiducia, e quindi di riconoscimento reciproco tra le varie funzioni aziendali, e questo avrebbe un impatto complessivamente positivo nel clima di fiducia aziendale inteso nel suo complesso. Quindi l'autore dice sì, la creazione del tribalismo all'interno delle aziende è qualcosa rispetto al quale non è possibile, diciamo, non è possibile fare nulla, non è possibile intervenire. Però, dice lo stesso autore, alla fine non è che sia proprio una cosa buona il tribalismo, quindi il tribalismo andrebbe in un qualche modo, diciamo, sconfitto, andrebbe in un qualche modo, combattuto attraverso un insieme, diciamo, di elementi che sono il learning, l'education, l'innovation, community building e così via, in modo tale da aumentare quelle che sono le possibilità di creazione di relazioni tra le varie organizzazioni, tra i vari team.
Da questo punto di vista, pertanto, è assolutamente necessario che si creino le condizioni, diciamo, per un clima di fiducia che sia ampio e che non sia rivolto soltanto alle tribù aziendali, che possa riguardare l'impresa nel suo complesso.